non resterai nell'oscurità, ma tramite Gesù Cristo, tramite la fede nel glorioso Vangelo, tu avrai la luce, alleluia, la luce della vita, la luce dello Spirito, la luce spirituale che illuminerà la tua anima, illuminerà Amen. Il tuo cuore. Il Dio vi benedica. Ti libererà dal buio, ti libererà dal peccato. Siamo qua nella statua di Cesena, pregate, guardate quante anime che hanno bisogno. Bugia di Satana. Gesù Cristo ti illuminerà, ti libererà da tutto il male. Perché sapete, carissimi che ascoltate, nel cuore degli esseri umani, quando le persone non hanno fede in Dio, quando le persone non credono in Gesù, c'è il buio dentro, c'è l'odio, la cattiveria, il vizio, c'è la droga. Vedete come sono persi i giovani? Dicono di credere in Dio e si ubriacano. Ma chi è perso? Dicono di credere in Gesù e sono smarriti. Tu hai bisogno di Gesù. Gesù vi vuole salvare. Io non vivo. Gesù non sono perso. Vi vuole illuminare. Senza Gesù siete persi. Non ho passato ancora i giovani cristiani vostri. Gesù vi vuole salvare. Giovani musulmani. Gesù vuole perdonare. Credete in Cristo. Gesù Cristo è la vera luce. I musulmani sono buoni in Italia, sono ma sai che tanti giovani arabi sono persi. Persi. In Europa, in Spagna. In Europa, persi nelle droghe, nei vizi. Non è vero un cazzo. Non solo gli arabi, ma anche i giovani italiani, perché in Italia ci sono tanti falsi cristiani. Ascolta, ci sono tanti falsi cristiani che dicono di andare a messa, ma poi fanno tanti peccati nascosti, fanno tante cose brutte, perché nel cattolicesimo non c'è il vero Dio. Il cattolicesimo è corrotto. Noi dobbiamo conoscere il Vangelo, ragazzi. Ve lo dico con tutto il cuore. Dobbiamo conoscere Cristo. Dobbiamo conoscere la verità. Amen. Oh, alleluia. Gesù Cristo è la via. Giovani italiani, giovani africani, giovani arabi, giovani perduti di ogni razza. Gesù vi vuole illuminare col suo amore. Amen. Col suo spirito, con la sua parola. Hallelujah. Only Jesus is the Lord. Amen. Only Jesus is the way, the true and the life. Only Jesus is the salvation for every soul, for every nation, for every sinner. Only Jesus Christ can change your life. Can change your soul, your mind, your heart. The power of the Holy Spirit. Alleluia. Tu hai bisogno dell'amore di Gesù, del perdono di Gesù, perché senza il perdono gli uomini sono condannati nei loro peccati. Tu devi chiedere perdono a Gesù. Ho detto a Gesù, non a un prete, non a un sacerdote, non a un papa. Ma devi chiedere perdono a Gesù Cristo, non a un uomo, non a una donna, non a una statua. Amen, non amen. A un ipotetico santo, non a un santino, a un santuccio, ma dobbiamo chiedere perdono a Gesù Cristo. Questo è il Vangelo. Gesù è l'amore di Dio che è venuto sulla terra a perdonare, a salvare l'umanità. Giovani, avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Gesù, avvicinatevi alla parola del Signore e allontanatevi dal male. Cari uomini che ascoltate, avvicinatevi a Cristo, al Re dei Re col cuore, con la fede, allontanatevi dal male. Allontanatevi dal peccato, allontanatevi dal vizio e abbracciate la fede e la vostra vita sarà benedetta. Alleluia! La vostra vita sarà salvata dal grande amore di Dio. Siamo qua alla stazione di Cesena. Gloria al Signore. Il Signore benedica la
siamo qua predicando il Vangelo. Siamo qui di passaggio. Amen. A condividere questo messaggio. Tutti si devono salvare, tutti, tutti. Cristo ti vuole illuminare. Cristo ti vuole benedire. Gesù ti vuole salvare dal buio, dell'errore, del peccato, dei cattivi desideri. Amen. Se tu riconosci di avere bisogno dell'aiuto del Signore, vieni qui che preghiamo insieme. Se vuoi che preghiamo, vieni, preghiamo insieme. Amen. Alleluia. Alleluia. Il Signore ti benedica. Vuole che facciamo una preghiera? Che Gesù benedica lei, la sua famiglia, la sua vita. Amen. Amen. Oh, alleluia. Benedici, Signore, questa donna che ha ascoltato la tua parola. Padre Santo, nel nome di Gesù, Dio Onnipotente, benedici questa signora, la sua famiglia, la sua casa, aiutala ad avere fede, Padre. Amen. A seguire la tua parola. Stiamo pregando. Riempila per quella donna che ha chiesto Santo preghiere. Benedici la sua bambina, pregate anche la voi. Sua figlia. Amen, dali la forza di seguirti. Amen, nella strada della verità. Come? Sono musulmano, Amiliana. Chiedi aiuto al Signore. Io sono musulmana, credo tutto. Ma c'è un solo. E Dio ha mandato Gesù Cristo a salvare i peccatori. Tutti. Anche Allah l'ha mandato. Io ero a salvare tutti i cattiveri. Ascoltami quello sono che ti dico. Sono tutti fratelli. Io prima ero perso nel peccato. Bestemmiavo, mi ubriacavo, facevo tante cose brutte, ma dal giorno che ho chiesto perdono a Gesù Cristo, Amen. Al Salvatore che Dio ha mandato, l'Onnipotente, il Dio creatore del cielo e della terra, misericordioso, il Dio vivente, il Dio reale, ha mandato Gesù a salvare i peccatori. Io ho creduto questo, la mia vita è cambiata. Io non sono più, io non bevo più, non mi ubriaco più, non fumo più, non bestemmio più. Ora leggo la Bibbia, ora leggo il Vangelo, perché Gesù Cristo mi ha perdonato, mi ha guarito. Rifletti anche tu, chiedi a Dio di farti vedere la sempre verità. Sempre chiedo. E Lui ti farà vedere la verità. Chiedo perché sempre. Perché Dio è amore, Dio è misericordia. Chiedo sempre. Dio vuole salvare, scusa.